questa sera e l'emozione è fortissima. Io penso che sia stata una delle cose più emozionanti che hanno caratterizzato la mia vita. Io ero piccolissima quando è successo il terremoto, avevo 6 anni e ricordo pochissimo, ma stasera l'emozione che ho colto nei miei concittadini, l'emozione di questo luogo, la bellezza di questo luogo, il riappropriarci della memoria, io credo che tutto questo non lo si può raccontare, non lo si può narrare, lo si deve solo vivere. E questo era un momento che è stato vissuto solo dai montevaghesi. E anche col freddo, però voleva essere un momento in cui per primi ad entrare nel Duomo di Montevago fossero i montevaghesi, coloro che ricordano, che c'erano e coloro che sono venuti dopo. C'erano questi bambini che hanno animato e da questi bambini dobbiamo ripartire proprio per non dimenticare e lasciare a loro un'eredità che dura per sempre. Del Signore. Grazie all'intervento di coloro che da tanto tempo pensavano di dare la possibilità di entrarci dentro, questa sera è ritornato un luogo di culto perché abbiamo pregato all'interno e abbiamo ricevuto la benedizione del Signore.